Ciao ragazzi, ciao ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Spero di non avere il rossetto sui denti. Da che avevo detto, in questi 2 mesi non mi trucco assolutamente, a che sono direttamente murata, cioè murata proprio dalla testa ai piedi. Quindi oggi volevo creare con voi questo make-up utilizzando dei prodottini firmati Beauty Big Bang. Ve ne avevo già parlato nel video haul make-up e accessori. Mi pizzica il naso. Nel pacchettino ho trovato anche questo bigliettino da visita. Velocemente vi dico che su Instagram li trovate come Beauty Big Bangs, Facebook beautybigbang.com, sul sito www.beautybigbang.com trovate di tutto, non solo cose per il make-up, ma anche unghie, accessori e quant'altro, a prezzi super 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 toppissimi. È tutto molto fantastico. Se avete dei dubbi o delle domande, mi scrivete o scrivete all'azienda, sono molto 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 disponibili. Se volete acquistare qualcosa e siccome un po' di sconto non fa mai male, potete utilizzare il codice PINKS10 per ottenere il 10% di sconto. Io ringrazio tantissimissimissimo l'azienda per avermi offerto questi prodotti. Per sapere se sono soddisfatta o insoddisfatta vi conviene guardare tutto il video. Noi ci vediamo dopo a fine video. Ho acceso il ventilatore, mi sento riavere. Nel frattempo mi metto la passatina mal di testa e mi metto le lenti a contatto. Ok, ho applicato le creme beige di Desio. Tanto il video di tutte le lenti di Desio e di Adore li trovate giù nel canale. Visto che non ho scelto cose per il viso, fondotinta, primer eccetera, utilizzo la combo di primer e fondo di Fenty Beauty. Inizio applicando il primer, vado a shakerarlo e lo applico su tutto il viso, semplicemente con le mani. Nel frattempo applico anche un po' di burro cacao perché le labbra mi stanno tirando tantissimo. Procediamo poi nell'applicazione del fondotinta. Il mio è il numero 150, bisogna sempre shakerarlo bene per una buona applicazione, un buon risultato. E vado ad applicare il correttore di Fenty Beauty, questo è l'Ivory. Come primo prodottino di Beauty Big Bang che vi faccio vedere è la cipria in polvere, è la Loose Powder 01 Ivory. All'interno trovate anche questa spugnettina pelosina con la scritta Beauty Big Bang. Ah già, il primer, applichiamo anche quello, il primer potion di Urban Decay. Io sono molto molto abituata ad applicare la cipria con la Beauty Blender. La cipria non è proprio bianca bianca, ma è leggermente beigiolina, diciamo anche un pochino più naturale rispetto a una bianca. Non mi dispiace questa spugnettina qua, sinceramente. Quando utilizzo questa cipria utilizzo magari questa spugnettina, questo piumino qua, anche perché portate la cipria in viaggio e non volete portare anche la Beauty Blender, potete utilizzare benissimo questa. Se poi siete abituati ad utilizzare la Beauty Blender, ok, però insomma è molto molto comodo anche questo. Nell'info box vi lascio il link di tutti i prodotti che vi faccio vedere oggi riguardo Beauty Big Bang. Vado direttamente a truccare gli occhi. Li truccherò con questa palettina con colori caldi. C'erano anche di varie tonalità, vari colori, tra cui anche viola, rosa, eccetera. Però ho voluto scegliere questa perché d'inverno io la utilizzerò tantissimo. Abbiamo sia colori shimmer che colori opachi, e dai più chiari ai più scuri. Noto che manca il bianco e il nero. Questo è un pro, ma può essere anche un contro, perché in una palettina di poche colorazioni una persona si aspetta dei colori che non vede sempre, magari un bianco e un nero, puoi comprarti una cialdina da sola, oppure sono colori che trovi comunque in molte palette. In qualsiasi modo comunque ho un colore scuro per dare profondità allo sguardo, all'occhio e tutto, e ho anche un colore chiaro, anche se è shimmer, per illuminare. Un bel color bianco argentato.
per illuminare l'arcata sopraccigliare. Wow! Prendiamo prima un colore di transizione. Preferisco applicarlo con un pennello da sfumatura, cosa che in questo kit di pennelli non c'è. Utilizzo questo nuovo di Essence che avete visto nel video haul. Ho prelevato un pochino di questo colore qua. Lo sfumo nella piega dell'occhio. La scrivenza è ottima. Nella parte invece esterna dell'occhio, per dare un po' di profondità, utilizzo il marrone più scuro e in questo caso questo pennello mi va bene. Cioè, guardate quanto è scrivente. Questo corallino qua l'ho applicato leggermente nella piega dell'occhio. Sulla palpebra mobile voglio applicare un colorino shimmer, il quale potrà essere questo, 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 questo. Ci vedo meglio questo qua che è un pescato, come ho fatto anche con la palette di Clio. Voglio prima farvi vedere un colore shimmer da solo in un occhio e nell'altro occhio invece con il primer per i glitter di NYX Professional Makeup. Potete applicare volendo anche un correttore oppure applicare un spray fissante, insomma, se vedete che l'ombretto shimmer non risplende proprio nel modo giusto. Ho pulito con uno struccante questo pennello, ovviamente non è che ho solo questo, però voglio utilizzare tantissimo questi pennelli per capire. Questo diciamo che è scrivente, però secondo me con un primer o con uno spray fissante è ancora più bello, infatti lo proviamo nell'altro occhio. Applico un po' di primer per i glitter. Ok, allora la differenza è minima. Qua non ho applicato il primer e qua ho applicato il primer. Ho utilizzato abbastanza ombretti da questa palette che assolutamente mi piace molto molto molto, non ha niente da invidiare a quelle un pochino più costose. Voglio utilizzare oggi anche l'eyeliner perché è da tanto che non lo utilizzo. Questo è l'Epic Ink Liner di NYX Professional Makeup. Ecco applicato l'eyeliner. Nella parte inferiore dell'occhio applico il marrone. Adesso piega ciglia. E applico un po' di Bad Girl Bang di Benefit. Questi ombretti non hanno nemmeno fatto fallout. E applico dopo tanto le cerbiatta di Mulac. Faccio le sopracciglia con il Teme Frame di NYX Chocolate 02. Questo pennello qua per le sopracciglia diciamo non è proprio male, però preferisco questo che ho sempre utilizzato perché è molto più fine, ha molte meno setole. Passiamo ad un altro prodottino, al terzo prodottino makeup che mi ha inviato l'azienda Beauty Big Bang, ovvero questo blush highlighting contour numero 03, ovvero questo qua. Contiene appunto un illuminante, poi un blush che è un rosa pescato e questa terra comunque per fare il contouring. Iniziamo dal contouring, mi sono trovata molto bene a crearlo con questo pennello. L'unico prodottino che avevo già utilizzato appena mi è arrivato, cioè veramente ragazzi la qualità è ottima, dal prezzo uno non se lo aspetta. Poi prendo questo più grande e lo sfumo un pochino meglio. Utilizzo questo illuminante. Ah, mi sono dimenticata il blush, lo metto dopo. Ma guardate che luce fa. Splendido, splendente. Applico un po' di blush. E adesso vado a scegliere il rossetto torno subito. Sapete che mi sono arrivati da pochissimi giorni i Creamy Love e vi ho già fatto un video riguardo questi rossettini. Io utilizzo oggi Mama Notte nella versione cremosa perché sapete c'è anche liquida.
Quindi, considerazioni finali. Questi sono i tre prodotti make-up che vi ho fatto vedere oggi. Mentre questi sono i pennelli. Partiamo dal primo, quindi dalla cipria. 8 grammi di prodotto, quindi non tantissimo, però guardate anche il prezzo, nel senso va più che bene. Mi ha fissato molto 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 bene il fondotinta, mi sono trovata molto bene anche con la sua spugnetta, con il suo piumino. Vediamo se riesce a fissare a lungo il make up, semmai vi faccio sapere durante l'editing. Poi abbiamo provato lei, la palette di ombretti. Questa, ragazzi, è la prima cosa che dovete acquistare. Ve l'ho detto, ci sono diverse colorazioni, questa mi è piaciuta tantissimo e io adoro questi colori. Scrivenza ottima, non fa fallout l'ombretto, diciamo che c'è quasi tutto quello che serve per creare un make-up completo. Sono molto 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 contenta di averla scelta. Poi abbiamo provato questa palettina di highlighting, contouring e blush, perfetta da portare in viaggio perché in un'unica palette piccola alla fine, quindi non prende nemmeno tanto posto, come anche il resto dei prodotti. Abbiamo tutto quello che ci serve per la base viso. Preferisco le palette così rispetto alle palette con solamente il blush e la terra, quindi preferisco che ci sia anche l'illuminante perché è completa al 100%. C'è anche lo specchiettino, quindi non avete nemmeno bisogno di portarvi uno specchio dietro. E poi i pennelli, questo qua appunto è un pennellino angolato, se volete lo potete utilizzare anche per le sopracciglia, però preferisco utilizzare quello che utilizzo sempre, ovvero questo, che è molto più fine. Poi c'è questo, l'ho utilizzato per applicare l'ombretto shimmer, anche per la piega dell'occhio. Questo qua è un pochino più appuntito, perfetto per illuminare l'angolo interno dell'occhio e l'arcata sopraccigliare. Vi dico come li utilizzo io, poi vedete voi. 4 pennelli invece per il viso. Questo qua è perfetto per il contouring, io lo utilizzo per questo. Questo qua per l'illuminante, ha le setole un pochino più ampie, più lunghe. E questo perfetto per la cipria sotto l'occhio oppure per applicare leggermente il blush. Poi c'è questo per la cipria, avete visto anche voi, per sfumare meglio i prodotti applicati sul viso. E poi vabbè, l'estetica è fantastica. Mi dispiace che non ci sia un pennello da sfumatura perché io li preferisco per sfumare gli ombretti nella piega dell'occhio in questo modo, quindi belli ampi. È un pennello che sicuramente io in un kit metterei sempre. Fatemi sapere se il trucco occhi vi piace, se acquisterete prodotti da Beauty Big Bang, se avete già acquistato, come vi siete trovati con il personale. Benissimo, molto molto disponibili, rispondevano molto velocemente anche alle mail, sicuramente ve l'ho detto anche all'inizio, comunque ve lo ripeto, avete il 10% di sconto con il codice PINKS, quindi con la X10, con un budget alla fine di 10-15 euro acquistate molte cose, potete anche far magari qualche pensierino. Io vi consiglio di andare sul sito, di guardare, ovviamente non ci sono solo cose make up ma anche altro, valgono questi prodotti, secondo me potrebbero costare anche un pochino di più per la qualità che hanno. Io vi mando un grosso grosso bacio e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video.